La macchina organizzativa della pugilistica lucchese è già in moto per l'organizzazione dei campionati italiani fase regionale toscana di pugilato, riservata alle categorie schoolboy, junior e youth che sono state assegnate alla società lucchese. All'interno del campionato, nella serata di sabato 28 settembre, è stato incastonato un match assolutamente da non perdere. I quarti di finale dei pesi leggeri professionisti si è ripresi da 3 minuti del trofeo delle cinture World Boxing Council, che vedrà impegnato il pugile lucchese Marvin De Mollari opposto a Osvaldo Gagliardi del team Cinderella Promotion Roma. Gagliardi, 30 anni, è un avversario di tutto rispetto, con un record di 4 vittorie, 2 sconfitte e 4 pareggi e un no decision nell'ultimo match disputato. Pugile brevilineo, ha un pugilato dal ritmo altissimo, votato all'attacco. De Mollari, che si sta preparando al meglio, dovrà fare molta attenzione. Di sicuro si profila una battaglia che richiamerà il pubblico delle grandi occasioni. Ma non solo De Mollari, negli schoolboy la pugilistica presenterà Matteo Mencaroni, che dopo aver sfiorato la convocazione per gli europei punta decisamente al titolo italiano nei 38,5 kg, nei 41,5 invece salirà sul ring Riccardo Matteucci. Tris Dassi per la squadra lucchese negli junior con Samuele Giuliano, già campione italiano junior nei 75 kg che salirà di categoria passando agli 80 kg. Lorenzo Frugoli, anche gli junior con 40 match alle spalle, farà i 75 kg mentre Lorenzo Garofano con un po' di fatica rimane nei 60 kg, sempre junior. 3 nomi che possono aspirare al titolo regionale, ma anche più in alto. Probabile infine che la pugilistica riesca ad inserire altri suoi pugili come sottoclou del match dello stesso De Mollari, a cominciare dal capitano Filippo Rimanti.